A Lucignano tornano i colori, le emozioni e il divertimento che solo la Maggiolata riesce ogni anno a trasmettere. Saranno ancora una volta migliaia i visitatori che non si lasceranno scappare l'occasione di visitare il bel borgo della Valdichiana e godere dello spettacolo allegorico dei carri fioriti, della musica festosa per le vie del centro storico e delle tante iniziative collaterali alla kermesse. La ricca settimana maggiolina, la 76esima per la precisione, partirà sabato 18 maggio con la sfilata e l'esibizione in notturna di alcuni gruppi storici e folk. Domenica sarà la volta delle contrade che presenteranno al pubblico i loro meravigliosi carri fioriti, quest'anno dedicati al tema delle canzoni dello Zecchino d'Oro. E poi la partecipazione di bande musicali e di gruppi folcloristici provenienti da ogni parte d'Italia e anche dall'estero, che percorreranno l'intero anello per le vie del paese, così come del corteo storico che precede ed annuncia l'inizio della festa. E la settimana proseguirà incessante con cene, giochi tra contrade e serate danzanti. Martedì 21 ci sarà anche la sfilata in notturna. Il gran finale è domenica 26 maggio, quando torneranno a sfilare i carri e dopo la storica battaglia dei fiori ci sarà la proclamazione del vincitore. Il primo cittadino lucignanese Maurizio Seri ha ringraziato per l'impegno e la passione tutti i suoi concittadini, definendo magica l'aria che si respira in questi giorni in ogni angolo del paese.